ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, dai l'ultimo prima di sfracacciarvi tutte le balette, andiamo ancora dentro nelle clan battle. Ragazzi, sono... ma è abbastanza alto? Andiamo così. Ok, sono veramente troppo fighe per non poterci giocare. Spero che il deck volante violento vi sia piaciuto, lo abbiate usato e trovato molto molto utile in questa modalità. Ma quindi, eccoci qua, siamo nella bellissima home page di Xuder YouTube, il profilo principale. Abbiamo ben 6 bauli da aprire. Ma cosa dico, 6 bauli? Ne abbiamo ben 7, ragazzi, perché questa mattina abbiamo raggiunto l'obiettivo del baule del clan 10 su 10 e ovviamente andremo ad aprirlo assieme. Allora, qua c'è tutta una scaletta da seguire, quindi andiamo subito con Obsidian, lo so che accetterà lui, a fare la prima partita nelle clan battle con il deck normale. Quindi passiamo subito nella chat e gli diciamo subito: vai, man! Perché loro non sanno che se hai il baule da aprire non puoi fare le richieste di battaglie tra clan. E vai, guardalo lì, Obsidian! Pronto! Pronto a fare le clan con Xuder! Vediamo un pochettino di non fare perlomeno brutte figure, cercare di vincerla. Gioca con un deck Arco X Razzone! Gli diciamo... oh! Loro subito aprono! Con Mago di Ghiaccio e Outrider noi abbiamo un fantastico Arco X e una Torre Inferno che non hanno nessuna difficoltà a bruciare le sue truppe. Lasciamo pure che se la vedano loro. L'Outrider entra, fa un dannetto, niente di che qua, li lasciamo passare. Vediamo un attimo di recuperare un po' di mana. Là c'è un estrattore, va bene Obsidian, grande Razzone violento. Siamo contro Jelalin e Viloven del clan... lo Spacadores 2.0, ciao! Mette subito il suo fantastico boia, c'è l'Outrider che sta entrando. Abbiamo bisogno subito della Torre Inferno. Eccola qua, gliela mettiamo proprio davanti in modo che il mastino napoletano non vada a colpire proprio direttamente la torre. Andiamo anche a zappare, riusciamo a fare parecchio male. Riusciamo molto bene, direi in realtà, a counterare il loro attacco. Bene così, il golem del ghiaccio va ad attaccare addirittura la loro torre. Un Trist di sgherri si sta avvicinando, noi non ce ne preoccupiamo a questo punto, ma hanno un po' stracciato con quel coso, lo andiamo a troncheggiare senza paura. 1183, metti l'arco. Va bene, andiamo a proteggere, bella la zap, andiamo a proteggere quest'arco che adesso tira giù tutto. Appena il golem passa, siamo pronti con l'Outrider dietro, il super push, avanti così, loro tirano una palla di fuoco che non fa altro che avvicinare l'Outrider e il moschettiere può colpire senza problemi loro mega sgherro. Bene così, continuiamo a salvare l'arco X, penso che ci penserà la torre. Molto bene, il mega sgherro non riesce neanche a tirare un colpo. Loro hanno giù un estrattore full vita, la cosa non mi preoccupa. Gli tiriamo una bella palla di fuoco tra l'estrattore e la torre in modo che glielo tiriamo via subito. Secondo arco X e loro davanti la torre. Andiamo a tirare via, a zappicchiare. Bene così, o forse male, non lo so. Comunque non abbiamo messo le truppe, la loro mongolfiera va giustamente sull'arco X che intanto è andato a colpire la torre. Facciamo partire il domatore di suini, facciamolo partire, via in mezzo a tutte le truppe, ragazzi, incredibile, riesce a tirare un colpo. Benissimo, boia e moschettiere, siamo tutti e due pronti. Loro tirano un fulmine che prende boia, torre centrale e torre di sinistra, non prende il moschettiere. Vediamo se riusciamo a fermare il mago. Bene così, 87 la nostra torre, non abbiamo nessuna difficoltà direi a tirarlo giù anche noi con il tronco. 4 secondi, 3 secondi e tranquillo Opsi, tranquillo. Era un pochettino impensierito. Andiamo a chiuderla, dai che l'andiamo a chiudere Opsi. Bene così, la prima partita, ragazzi, incredibile. No, abbiamo giocato bene. L'abbiamo portata a casa con 10 secondi di scarto nel sudden death. Bravissimo. Quindi direi, ragazzi, di andare subito nel secondo
nella seconda partita di oggi un po' particolare, deck come vedete creato solo con edifici, quindi non so, glielo scriviamo perché se lo dimentica, gli scriviamo Obsi deck solo edifici, perché poi ragazzi al terzo deck c'ho la roba bella, c'ho la roba bella che non potevo lasciarlo proprio così, dovevo portarlo ancora avanti. No, no, ma che anche tu? No, aspetta. No, no. Tu dovresti avere... Va, facciamolo andare col suo. Vai con quello che preferisci. Manda quando vuoi. Vuoi. Manda quando vuoi. Manda quando vuoi. Ok, vediamo che adesso siamo veramente pronti. Scusate per la piccola dislessia da tablet. C'è Sanzino, incredibile. Entro dentro con Sanzino. Pensavo era Obsidian. Un grande arrivo. Sanzino ci dà sempre grandi soddisfazioni quando mi entra così, come un ladro nella notte. Noi abbiamo il deck solo edifici, facciamo i pollicioni in su a Sanzino e vediamo se però si sbriga a mettere giù qualcosa prima che questi distruggano tutto. Va bene, va bene, va bene. Andiamo un attimo a deviare la mongolfiera, che riesce comunque. No, 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 è andato. No, 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 ci ha fatto un sacco di male. Ci ha fatto un sacco di male. Vediamo se riusciamo comunque in qualche modo, forse per sbaglio, a vincere la partita. Non lo so. Abbiamo una fornace lì davanti. Davanti il boia, la Tesla, che non gioco più da Pasqua del 94. Vediamo se fa male al drago. Bene, così che tira via il drago. Il boia è ancora vivo e sopravvive anche agli attacchi del cavaliere. Subisce il primo colpo. Loro tirano addirittura un fulminone. Questa è veramente una situazione molto brutta. Proverei a sfruttare. Vediamo se Sanzu capisce che devo mettere giù l'arco veloce. Bravo Sanzino che mi mette giù la gang. No, di là Sanzino, tutta di qua la gang. Quando mi fa queste cose Sanzino, io devo cercare di capirlo perché me le fa. Ovviamente sono io che non capisco, non percepisco bene le mosse del nostro amico Sanzu, che comunque sembrerebbero essere forti. Boh, giocate bene. Intanto andiamo a supportare questo stregone di fuoco con una tomba giocata in una posizione veramente molto ambigua. Boscaiolo e Mega Sgherro vanno a picchiare senza paura. Noi andiamo a deviare sicuramente la Sanzino. Ma perché? Non le capisco, ragazzi. Non le riesco a capire proprio, perché non le posso. Bello il Vortex. Bello il Vortex. Riesce a deviare. Vediamo di provare a mettere giù perlomeno la capanna dei barbaroni. Loro hanno, se non ricordo male, il razzone. Gliela cacciamo proprio qua, in modo che il razzone non dovrebbe poterla colpire. Vediamo se i barbaroni entrano. C'è un drago. E quindi... brutta storia. Brutta storia. Sanzino decide di mettere il boia per andare a proteggere di là. Non credo potremmo fare molto. Ci spara un bel cannone lì davanti, in modo che è già andato via proprio. No, ragazzi. No, ragazzi! Non è possibile vincere con un deck solamente edifici! La torre, purtroppo, colpita dagli scheletrini, va giù come una pera o una mela imperata. Gli proviamo a cacciare un arco di nuovo, ma mi sa che qua è bella che è andata! È bella che è andata! Ci siamo! Ci siamo! Siamo alla disfatta finale, 24 secondi dalla fine. L'unica cosa da fare è semplicemente cercare di non perdere perlomeno la torre di destra. Credo che sia una cosa abbastanza infattibile. Proviamo a cacciarci davanti una Tesla che viene colpita, 100 la torre. Perlomeno riusciamo a non perderla, ma secondo me ce la tirano giù con l'ultimo. Eccolo qua, il razzone incredibile, ragazzi. Distruggono ovviamente tutto. Questo era classico troll deck che non ha assolutamente funzionato, quindi depennatelo assolutamente, lo sapevamo. Però siamo arrivati al momento quello interessante, quello del chest opening. E guardate un pochettino qua, due omaggelli, due argentini, la corona, il baule d'oro. Ah, è quello del clan, 10 su 10, andiamo subito subito veloci col baule omaggello, 95 di gold. Ma prima io vi ringrazio ragazzi e vi ricordo di attivare
la campanella sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico. Grazie tantissimo, ho fatto uno streaming qualche ora fa di un'ora e mezza, ma l'avete visto in 150 persone, siete fuori di testa, siete fuori di testa. Vi ricordo l'ultima cosa, i capelli, mi sto cacciando il dito nell'occhio. Vi ricordo l'ultima cosa, ragazzi, non me ne vogliate, qui sotto in descrizione c'è un link, ragazzi, è il link delle donation, ragazzi, le donazioni, e vi spiego anche perché. Chi segue gli streaming noterà seri problemi di lag, ragazzi, non è colpa della connessione, è colpa del mio computer che fa veramente gare. Quindi, se volete offrirmi un caffè, ragazzi, sarete veramente sempre ringraziati, vi terrò sempre qua dentro nel mio cuoricino, perché ho veramente bisogno di un PC per fare lo streaming. Comunque, 95 di gold, 2 le gemmine di questo chest, 11 scheletrini e 2 capannette dei barbaretti. Andiamo avanti a fare il chest di oggi, secondo valore omaggio, così ce li eliminiamo. 94 di gold, 11 spiriti del fuoco, ancora 2 capanne goblin, niente di interessante. Tiriamo via il baule argentino, 87 di gold, una lapide e 12 caballeros che si avvicina a livello 12 ed effettivamente, se voi andate a vedere, datemi un secondo, cioè, ragazzi, guardate qua, clan, guardate, dov'è Daniele? Abbiamo perso Daniele, ma com'è possibile? Ma che roba strana, perché se n'è andato? Ah, forse rientrerò. Comunque c'è Daniele, ragazzi, 5000 trofei, già il gigante al 9, cavaliere al 12, spirito del ghiaccio al 12, scheletrini al 12, zap al 12, mega sgherro al 9, poison al 5 e strega nera all'1. Veramente, ragazzi, incredibile, 5050 trofei era oggi, solo grandi applausi. Andiamo avanti a fare il chest di oggi, secondo argentino della giornata, 73 di gold, un estrattore e via così, ancora 12 cavalieri che comunque non mi fanno schifo. Siamo arrivati a Ubauletti, ragazzi, un attimo, sono nel mezzo del chest, scusatemi, sto registrando il chest. Ok, andiamo ad aprire il bauletto Orello, perché non lo capisco, io gli dico le cose e non le afferrano proprio. 2,75 di gold, 6 luridi cavernicoli scelti, 9 luridi cavernicoli normali invece, 22 gang di goblin, e mi sa che non arriva niente di bello. Niente di bello invece sono 4 cure che non sono belle, però sono sempre 4 cure, cura che 23 su 200, bah, non lo so, come direbbe Bubble Licious, non lo so. 615 di gold per il penultimo baule del chest, quello della corona. Ancora 2 gemme arrivano, 2 giant. Questo invece non vedo l'ora che mi arriva all'8, ragazzi. 6 estrattori. Inizia a fare caldo, ci sono già le rare. 73 Tesla. Dai, che arriva la leggendaria. Arriva la leggendaria, arriva l'epica. È un arco X che va bene. Un arco X non ci fa schifo, ma andiamo. Sanzino ci fa le buone reccate e gli facciamo un attimo prima di aprire. Dai ragazzi, scusate, ma Sanzino è proprio un amico mio personale, gli facciamo un occhiolino e adesso non possiamo più scappare, non possiamo più scappare da questo mondo di ladri. Andiamo ad aprire il bauletto del clan, 10 su 10, 1620 gold. avanti che siamo anche in ritardo. 13 bombardini, 52 sgherri, 8 sfere infuocate, 9 estrattori, 10 arieti, 175 cannoni. No, ero convinto fosse leggendaria. 3 tornadi, ops. Meno male che Davide ha tolto la partita, ragazzi, abbiamo 2 minuti, non ce la faremo mai a stare dentro, ma andiamo dentro nel deck. Voglio rifare ancora il deck volante violento, sono già sicuro, ragazzi, che prima di poterci salutare non vedrete più la mia faccia, quindi io già vi ringrazio adesso per avermi seguito anche in questo video e vi ricordo di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War e sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Quindi andiamo avanti con il deck volante violento, ragazzi. Anche Obsidian ha optato per mettere truppe violente volanti. Vediamo un po', guardano lì come vanno tutti sul loro mago elettrico.
E intanto andiamo a mettere ancora una coppia di sgherri per tirare via il gigante, il domatore di ghiaccio lì e quell'altro coso che spara le cose. E intanto di là a destra, ragazzi, i doppi draghi stanno facendo un sacco di casino. C'è anche una mongolfiera in mezzo a due mega sgherri. Li sparacchiamo anche i nostri sgherri normali. Loro tirano una poison, ma la mongolfiera è già uscita. E quasi quasi la andiamo a clonare lì, la doppia bomba della mongolfiera. Boom, boom, doppia esplosione. 1990 la loro di sinistra, 758 la nostra, la loro sempre di sinistra, là in alto. Draghetto infernetto, mettimi la gang. Opsi, non la mette. Pensavo metteva la gang, l'ho visto lì pronto. Invece mago elettrico su come si dice, sul mio drago inferno, gli mettiamo un sacco di sgherri per evitare che la loro mongolfiera possa andare avanti. Sì, loro mettono un bocciatore, noi abbiamo 17.400 sgherri che stanno entrando sulla loro torre, la tirano giù senza difficoltà. Andiamo ancora col doppio drago, porca miseria, il doppio drago non me lo ferma nessuno. Aprono con un cimitero, vediamo se riusciamo in qualche modo. C'è un drago che si è ricordato che ci sono degli scheletrini, l'altro che è già andato per i fatti suoi nella loro area di gioco. Terzo drago con mongolfiera, ragazzi, tre draghi, vediamo un pochettino, guardali lì come vanno a pulire. Lurida, andiamo a clonare tutto. Cosa cacchio è successo? Oh porca miseria, non so cosa è successo, non ho capito perché si è bloccato sul fatto di clonare due draghi e una mongolfiera. Questa proprio non l'ho capita, ma c'è un mago elettrico, ma la nostra mongolfiera viene congelata. Vediamo se il mago elettrico va sulla mongolfiera senza nessun problema. C'è un altro mago elettrico, incredibile. Allora c'è anche una rete da battaglia, la proviamo a mettere, il cucciolo di draghetto. Fermatelo, grande, il doppio spirito del ghiaccio riesce a fermare, ma siamo scoperti di là. Invece c'è il mega sgherro che va sulla mongolfiera, glielo lasciamo a lui tranquillamente. E sono quattro draghi, ragazzi, guardali lì, quattro draghi. Andiamo anche con la doppia mongolfiera e quattro draghi, wow, doppia mongolfiera e quattro draghi. Purtroppo tutto tirato nel mezzo nel minestrone. Vediamo se riescono a pareggiare, al limite forse no, 6 secondi alla fine, tirano le frecce, quindi ce la fanno. Mettiamo un altro drago elettrico lì, drago volante, così, che va sopra quelle cose lì. Mega sgherro, dai che andiamo a chiuderla. 107, sì, andiamo a chiudere la nostra partita. Ve l'avevo detto, purtroppo non mi state vedendo, lo so ragazzi, ma come avete visto il deck volante violento è troppo figo e sono certo che non sarà l'ultima volta che lo vedete. Quindi ragazzi, direi che per oggi vi ho strascicato le balle abbastanza. Vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo domani. Ciao!